Giudica e fratelli, come dicevamo all'inizio del culto, al momento dell'ascolto della voce del Signore, giovedì a casa di Teresa, ragionando sulla resurrezione del Signore Gesù Cristo, uno dei cambiamenti della novità della resurrezione è che un morto si ricorda il passato, no? Le sue gesta, quello che ha fatto, quello che ha lasciato. Ma di Gesù lo si può ascoltare. Amen. Noi stamattina, con questo pensiero e questo sentimento, vogliamo apprestarci alla parola del Signore, vogliamo metterci all'ascolto di colui che è risorto, che è vivente e che ha una parola da dirci. Leggiamo così dal Vangelo di Luca, capitolo 19, dal verso 1 al verso 10. Come avete notato, già da qualche settimana che sto meditando, considerando, mettendomi all'ascolto della parola del Signore attraverso gli incontri che Gesù ha avuto durante la sua vita terrena con diversi personaggi. Domenica scorsa abbiamo visto l'incontro di Gesù con Simone, il fariseo. Stamattina vediamo l'incontro di Gesù con un altro personaggio, a noi noto come Zaccheo. Quindi leggiamo dalla parola del Signore, Vangelo di Luca, capitolo 19, dal verso 1. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città, ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi, montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere, l'accolse con allegrezza, e veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: è andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: ecco Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Fin qui la parola del Signore. L'episodio di Zaccheo, l'incontro di Gesù con Zaccheo, avviene subito dopo un incontro che Gesù fece con un cieco che mendicava per la strada, ci ricordiamo, qualche settimana fa a casa di Gigino e Teresa, che gridava: figlio di Davide, abbi pietà di me. Quel cieco venne guarito, sanato dal Signore Gesù. Immaginiamo allora se già prima di guarire quel cieco c'era un corteo che seguiva Gesù, perché di Gesù si iniziava a parlare. Certo, non c'erano i social, non c'era internet, WhatsApp, telefonini, TV, radio, e le notizie allora camminavano di bocca in bocca, giungevano paesi dopo paesi, famiglie dopo famiglie, e la fama di Gesù iniziava a spandersi per tutto il territorio. Ma chi è costui che guarisce i ciechi? Non sapete cosa è successo a Gerico? Un uomo, un certo Gesù di Nazaret, ha guarito un cieco che era cieco fin dalla nascita. La risurrezione di Lazzaro ed altri miracoli ed opere potenti, la moltiplicazione dei pani che Gesù ha fatto, la sua fama iniziava
a spandersi per tutto il paese. E così, dopo questo miracolo, abbiamo questo corteo. Ci sono sempre coloro che hanno dubitato del Signore Gesù Cristo, li troviamo in ogni testo della parola del Signore, ma c'è questo corteo che dice alla fine del capitolo 18, è un corteo che glorificava il Dio, tutto il popolo diede lode a Dio. Quindi Gesù sa per entrare in Gerico, sa per attraversare questa città dopo questo miracolo, e c'è frastuono, c'è rumore, c'è una folla in festa, si loda Dio, si racconta il miracolo che Gesù ha fatto, e questo in qualche modo suscita una curiosità, un'attenzione. Qui abbiamo questo Zaccheo che vive in Gerico, che vive in quella città, ed è una persona, così come ci dice il testo al verso 2, è un uomo che si chiama Zaccheo, che era il capo dei pubblicani. Questo certo non gli faceva onore. Chi erano i pubblicani? Erano coloro che collaboravano con l'esercito invasore, collaboravano con i romani. Lui era il capo dei pubblicani. Anche Matteo, quando venne chiamato da Gesù, era un pubblicano che era seduto lì al banco per riscuotere le tasse. E Zaccheo era il capo dei pubblicani, non una persona che aveva un'autorità, era sì odiato dai giudei, perché i giudei non potevano in alcun modo vedere bene i pubblicani, perché collaboravano con Roma, con l'esercito invasore, e poi estorcevano più del dovuto le tasse al popolo. Quindi avevano questo schieramento verso un nemico identificato nell'esercito occupante, e dall'altro lato estorcevano più tasse rispetto a quelle che i romani, l'esercito romano richiedeva per arricchirsi. Zaccheo era il capo di questi pubblicani, ed era un pubblicano ed era anche molto ricco, si era arricchito proprio estorcendo, svolgendo, prendeva la percentuale anche da coloro che ritiravano le tasse fra il popolo, fra cui poteva essere anche Matteo. Quest'uomo, e voglio sottolineare alcuni elementi in questo testo che abbiamo letto, dice: quest'uomo non poteva vedere Gesù. Ora, è vero che egli non poteva in qualche modo a livello proprio fisico vedere Gesù, perché dice il testo che c'era molta folla, c'era un frastuono, cioè la folla circondava Gesù che camminava in questo corteo attraversando la città. C'era, come dire, una difficoltà oggettiva, ma c'era anche il fatto che questo Zaccheo, questo capo, era piccolo di statura. Aveva qualcosa nel fisico che era piccolo e non poteva appunto vedere, superare l'altezza della folla per vedere Gesù. Questo, cari fratelli, mi faceva pensare, no? È vero che qui si parla di questa difficoltà fisica, ma io pensavo anche un'altra difficoltà. Può l'uomo vedere il Signore Gesù? Può l'uomo vedere Dio ed avere comunione con Dio? Quest'uomo non poteva vedere Gesù. Chi uomo può vedere Cristo e avere una relazione con Lui? Paolo dice in Romani: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il tema, il fulcro che vuole sottolineare qui Luca, è il fatto che il Signore Gesù Cristo verso 10 è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, ciò che non era in grado di vedere il Signore Gesù. Amen. Cosa ti impedisce stamattina di vedere Gesù?
Che cosa ti impedisce di vedere il Signore Gesù? Hai tu questa consapevolezza? C'è la folla forse che è un impedimento per vedere Gesù, per avere una relazione con Lui? Forse la pressione di qualche nostro familiare che ci impedisce di avere una relazione, una comunione con Cristo? Forse c'è qualcosa nel fisico, ma direi forse c'è qualcosa nello spirito che ci impedisce di vedere Gesù, che ti impedisce di vedere Gesù. Hai tu questa consapevolezza? Zaccheo si rende conto che c'è la folla, c'è un impedimento, c'è la sua statura. E cosa fa? Accende le luci. Ci viene un'idea geniale, no? La soluzione di Zaccheo è quella di salire su un albero, un sicomoro, un albero molto grande, con molti rami e foglie. Egli, visto le difficoltà di vedere il Signore Gesù, folla, fisico, corre in avanti, sale su questo albero per vedere il Signore Gesù. È la soluzione giusta? È la soluzione giusta quello che ha fatto Zaccheo? Così allora corse innanzi e montò su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare per quella via. Questa era la soluzione di Zaccheo. Potremmo dire questa potrebbe essere in qualche modo la soluzione umana per vedere il Signore Gesù Cristo. Non è forse così talvolta anche con noi? Pensiamo di fare delle cose per poi meditare in qualche modo di vedere il Signore Gesù, di avere questa comunione, di essere riconciliati con Dio. Abbiamo noi delle soluzioni alternative nostre che vengono da una nostra idea e che prescindono dalla soluzione che ci indica il Vangelo? Credo che la soluzione di Zaccheo non sia stata una soluzione giusta. Perché? Perché il Signore Gesù, dice questo testo seguendo, come fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi al cielo, gli disse: Zaccheo, scendi presto. Scendi presto. Vuoi avere una relazione con me? Non devi salire, devi scendere. Non devi salire, devi scendere. Vuoi avere con me un'intimità, una relazione? Vuoi vedermi? Devi scendere da dove sei salito. Da sempre l'uomo pensa che salendo più in alto in qualche modo abbia dei meriti in più, abbia una fama in più, una riconoscenza in più. Non è forse questo quello che ha animato coloro che si misero a costruire la torre di Babele? Orsù, pensavano di scendere. Orsù, saliamo in alto, arriviamo fino al cielo, acquistiamoci fama tra gli uomini, costruiamo la torre con i mattoni cotti e con il bitume. Così nemmeno più un nuovo diluvio potrà distruggerlo. Capiamo che cosa dicono quei testi? Io posso fare a meno di Dio salendo più in alto. Che illusione! Che illusione che talvolta il nostro cuore accarezza, che è presente nel cuore. Ai tempi del Medioevo, non so quando noi hanno avuto modo di visitare alcuni paesi antichi, no? Con diversi della Chiesa siamo stati a San Gimignano, poi abbiamo visitato Siena, a Bologna. E una delle caratteristiche, no, che si può notare con una certa facilità è che le persone, le famiglie ricche di quel tempo cosa facevano? Costruivano torri in alto. Perché più alta era la torre,
più indicava la potenza, l'autosufficienza di quella famiglia, di quel casato. Nel tempo questo non è cambiato affatto. Forse non costruiamo torri, ma talvolta il nostro cuore si illude, è pieno d'orgoglio, pensa che di aver avuto, di aver maturato dei diritti nei confronti di Dio, ma dietro questo pensiero di salire, di andare in alto per vedere, per avere una relazione con Dio, si nasconde forse, ecco, una forma di orgoglio. Non ho bisogno né di Dio e né degli altri. Immaginiamo la pesantezza nel cuore di Zaccheo. È discriminato, è odiato da quelli della sua generazione, no? Da quelli della città, sia perché era un pubblicano, sia perché storceva più del dovuto e appesantiva il popolo, che sale su un albero per vedere Gesù. Su quale albero il nostro cuore ci ha fatti salire oggi? Forse su quale albero già da qualche tempo noi siamo lì appollaiati, perché il nostro orgoglio ci ha fatto salire su quell'albero. Il Signore dice: scendi. Amen. Scendi. Alleluia. Da dove sei salito? Scendi e hai inginocchiato i piedi della croce, che si trova ristoro, pace e perdono, non in alto su un ramo di qualche albero, sia esso l'orgoglio, potere, fama o altro. Un atteggiamento del cuore. Forse il nostro cuore talvolta è pieno di sé, no? Come i farisei del tempo del Signore Gesù, che discriminavano gli altri, pensavano di aver maturato diritti nei confronti di Dio. Signore, dici, tu hai detto che hai una parola da dirci, dici da che cosa noi stamattina dobbiamo scegliere. E qui, cari fratelli, c'è qualcosa di straordinario. Abbiamo letto nel testo, Zaccheo non poteva vedere Gesù, folla, statura, e Zaccheo non conosceva Gesù. Zaccheo non lo conosceva, aveva sentito parlare di lui, aveva visto, sentito che la sua fama precedeva la venuta del Signore Gesù, ma Zaccheo non conosce affatto Gesù. E Gesù si trova nella città di Gerico a passare per quella città, ed anche Gesù non aveva mai incontrato Zaccheo. Gesù non l'aveva mai incontrato fino a lì, e Zaccheo non conosceva affatto il Signore Gesù. E qui c'è qualcosa di straordinario. E come Gesù fu giunto in quel luogo, non prima e non dopo, ma lì, in quel luogo preciso, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi. Non è forse questo qualcosa di straordinario? Zaccheo non poteva vedere Gesù, non conosceva Gesù. E immaginiamo questo corteo con questi spintoni che cammina per le strade della città, che la sta per attraversare, no? Chi alzerebbe gli occhi al cielo? Ne guardiamo avanti per non cadere, per cercare di evitare la folla, gli spintoni, di farci strada in qualche modo. Ma Gesù, giunto in quel luogo preciso, e ripeto, non prima e non dopo, in quel luogo alza gli occhi al cielo e chiama Zaccheo per nome. Non è qualcosa di straordinario? Non è qualcosa di straordinario?
Zaccheo non può vedere Gesù, non lo conosce affatto, lo vuole vedere, però in qualche modo sì, vuole soddisfare la sua curiosità, sale su questo albero, ma quando giunse Gesù in quel luogo preciso, alza gli occhi al cielo e lo chiama per nome. Gesù Cristo ti chiama per nome. Scendi ora. Odi tu questa voce del Signore stamattina? Scendi ora, alzati gli occhi al cielo. Gesù dice a Zaccheo: Zaccheo, scendi ora. Giuditta, scendi ora dall'albero sulla quale sei salita. Ivano, scendi ora dall'albero sulla quale sei salita. No, vabbè, ma questo è un testo, ecco, parla della salvezza, no? Gesù è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, ma noi siamo già salvati. Amen. Fratelli, quanti sicomori sono presenti nelle nostre vite sui quali noi siamo ancora appollaiati? Perché forse abbiamo qualche difficoltà a praticare quella che è la sequela del Signore Gesù alla maniera di Gesù e non alla maniera nostra. Zaccheo, Teresa, Antonio, Rosa, Nunzia, scendi ora, scendi presto, perché devo albergare in casa tua. Gesù chiama Zaccheo per nome. Gesù ti conosce. Gesù ti conosce. Gesù conosce quella là dove è posto il tuo cuore. Gesù ti conosce, conosce l'albero sul quale sei salito e ti chiama per nome. Quale il Signore ti chiama a scendere, e notiamo qui nel testo non c'è, non è una scelta in qualche modo che può essere rinviata, c'è una certa urgenza, chiede il Signore Gesù: Zaccheo, alzi gli occhi al cielo, Zaccheo, scendi presto, scendi adesso, non rimandare a più tardi, non rimandare a domani, scendi adesso, presto, c'è una certa urgenza. E stamattina nell'introduzione del culto cosa leggevamo nel Salmo 95? Oggi, non domani, oggi se udite la sua voce non indurate il vostro cuore. Ed è l'ammonimento che poi l'autore agli ebrei farà, capitolo 3 della lettera agli ebrei, verso 7. Oggi se udite la sua voce non indurate il tuo cuore. Oggi se il Signore Gesù ha alzato gli occhi verso Abre e ti ha chiamato, ha indicato il tuo nome, ti invita oggi a scendere e a lasciare il tuo peccato. Amen. Ti invita oggi a scendere e a cambiare vita. Gesù te lo dice oggi. Oggi se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. Veduto ciò, Gesù alza gli occhi al cielo ed è qualcosa di straordinario, frutto della grazia e della misericordia di Dio che ci ritrova nel nostro peccato, quando noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Invita questo Zaccheo a scendere e va, entra in casa di Zaccheo. E tutti, visto questo, invece di gioire, no? Della grazia di Dio, della misericordia di Dio, che un peccatore era stato ritrovato, tutti mormoravano contro il Signore Gesù. Non importa quello che dicevano, non importa quali saranno le conseguenze di questo incontro ravvicinato col Signore Gesù Cristo, tu scegli. Che io devo albergare in casa tua. E cosa è accaduto dopo questo incontro con Zaccheo? Si
Sì, noi diciamo no, no, ma questa è una parola per coloro che ancora non hanno creduto nel Signore Gesù. Allora io, cari fratelli, mi faccio una verifica, no? Mi chiedo. Gesù dice che la salvezza è entrata in casa di Zaccheo. Quando è entrata la salvezza in casa di Zaccheo? Dopo che lui ha detto: Signore, io renderò la metà dei miei beni, io farò questo, io farò quello. No, la salvezza è entrata in quella casa quando Gesù Cristo ha rivolto a Zaccheo la sua voce dicendo, chiamandolo per nome, scendi ora. C'è stata una chiamata particolare, nominale nei confronti di quest'uomo. Vogliamo sapere se siamo ancora sull'albero o se siamo scesi dall'albero. Cosa è successo a Zaccheo? Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri. Abbiamo fatto questo, noi abbiamo un rapporto con il denaro che se credo che non sia sempre secondo i principi del Vangelo. Il denaro che noi abbiamo e che Dio ci dà da amministrare è qualcosa di nostro. Noi pensiamo a noi, poi subito dopo di noi quelli che sono i nostri figli, e poi se ci rimane qualcosa per il regno di Dio. Non è questo quello che dice il Vangelo. Zaccheo ha capito: se il suo pensiero, il suo orientamento, l'uso, oppure dire il fine del suo lavoro come capo di pubblicano era quello di arricchirsi, a prescindere da qualsiasi tipo di relazione che potevano avere con i suoi concittadini, e la sua intenzione era quella di essere ricco, sempre più ricco, ancora più ricco, per pensare a sé e ai suoi eredi e alla sua famiglia. Signore, è sceso dall'albero, è entrato, Gesù è entrato in casa sua. Signore, la metà dei miei beni, la metà, ed erano tanti, dei miei beni, io la do ai poveri. Come cambiare il suo pensiero nei confronti della ricchezza? Un nuovo orientamento, un nuovo orientamento. La metà dei miei beni io la do ai poveri. E poi, se ho frodato qualcuno, e toglierei quel sé, se ho frodato qualcuno, io gli renderò il quadruplo. Gli renderò quattro volte tanto. Non voglio vivere più secondo quei principi. E cosa dice Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 5? Se siamo di Cristo, abbiamo nuovi orientamenti. C'è una novità, c'è la novità della resurrezione. Cioè, siamo delle nuove creature che vivono secondo i principi non degli uomini, se vivono secondo i principi non che regolano i rapporti fra gli uomini nella società, ma secondo i principi che impartisce il Vangelo, che impartisce il Signore Gesù Cristo. Chi rubava non rubi più. Sono sull'albero o sono sceso dall'albero? Nessuna mala parola esca dalla vostra bocca. Sono sull'albero o sono sceso dall'albero? Adoperatevi per il bene, per il regno di Dio. Sono sull'albero o sono sceso dall'albero? L'incontro con Cristo. Quando è un vero incontro, quando c'è una vera relazione, c'è un'intimità. È inutile che ci illudiamo. Non possiamo vivere più secondo i nostri principi e criteri. Sopraggiungono quelli del Signore Gesù Cristo. C'è un'urgenza. Zaccheo non poteva vedere Gesù. La soluzione di Zaccheo si dimostra inefficace, perché Gesù ci trova lì dove noi siamo, quando siamo tra la folla, nella grotta, sotto il fico, da soli. Là ci ritrova il Signore Gesù, ci conosce. C'è qualcosa di straordinario e c'è anche l'urgenza.
che il Signore ci chiede oggi, di scendere presto dall'albero forse che ci siamo costruiti, sul quale siamo saliti e sul quale siamo belli con le nostre, come dire, artigli afferrati nella corteccia di quell'albero, perché in fondo non si vuole scendere. Vogliamo vedere Gesù? Vogliamo una relazione intima con Gesù? Vogliamo una vita che sia una vita che non soddisfi noi stessi, punto e basta, ma che sia spesa per Cristo, perché Lui ti ha dato tutto? Allora dobbiamo scendere dall'albero. Che il Signore ci dia la consapevolezza dell'albero sul quale noi siamo saliti. Noi siamo saliti. E nello stesso tempo che ci dia la grazia e la misericordia di farci rendere conto sia dell'albero sul quale siamo saliti, ma sia nell'ubbidire alla voce che abbiamo udito oggi. Possa lo Spirito Santo, ecco, segnare questa sua parola, non la mia, che è inutile, non serve, ma quella del Signore nel cuore di ciascuno di noi. Amen. Noi vogliamo confessare, Signore, che talvolta noi costruiamo degli alberi, degli altari su quale saliamo, abbiamo un atteggiamento forse discriminatorio nei confronti di altri. Concedici, Signore, nella tua grazia, per la tua misericordia e per la potenza del tuo Spirito Santo, di renderci consapevoli, Signore, renderci consapevoli della nostra distanza da te. Soffrire, Signore, nella vita di ciascuno di noi. Possa questa tua parola, Signore, albergare, mettere radici nella nostra vita. Che i nostri cuori non possono rimandare a domani, Signore, l'urgenza di scendere da quell'albero, forse della rinuncia del nostro orgoglio o di altro, Signore, dell'attaccamento forse al denaro o altro che è presente nella vita nostra. Signore, facci scendere da quegli alberi e vieni a albergare nella nostra. Ti prendiamo nel suo nome. Amen. Amen.